Come la interpreta quello sfogo pubblico fatto dal sindaco che ha detto altri 5 anni così io mi dispiace, ma no. Ma Non penso che si riferisse, non so, al tempo climatico, voglio alla dire, congiuntura internazionale. Cioè, cos'è che l'ha portato a fare voglio quelle dichiarazioni? dire, E questa è una domanda che gira giro anche anche ad assenti perché dall'esterno potrà darci una certo. prospettiva, insomma. Ma sicuramente questa amministrazione, questo sindaco, diciamo che non ha avuto una, come dire, una strada semplice. Più semplice di Martinelli ce l'ha avuta però. Beh, sicuramente è più semplice di Martinelli, ma anche lì, se noi andiamo, no, torniamo un po' a quello che dicevamo prima, perché la caduta di Martinelli è stata determinata anche in quel caso da una situazione di attriti che all'esterno non si capivano, no? Perché ad eccezione di chi sta Stava dentro la dentro. politica, all'esterno noi che eravamo all'opposizione ci siamo trovati. Questo sindaco che è caduto, abbiamo detto, oh, vabbè, ci è andata bene, stavolta andiamo avanti e facciamo una campagna elettorale. Però alla stragrande maggioranza della città è rimasto all'oscuro, così come per l'amministrazione Gaspari ha avuto anch'essa delle situazioni di tensione che sicuramente portano ad arrivare, come il sindaco ha fatto, una sorta di sfogo. Perché? Ma è evidente che un amministratore, un sindaco, dove vede che strada facendo per questioni, e qui devo fare mia colpa al mio partito per la verità, perché siamo stati noi diciamo, quelli che hanno contribuito in maniera anche a volte piuttosto pesante a creare questa situazione, e quando noi perdiamo 3 consiglieri per strada per diversi motivi. E qui tornavo al discorso che dicevo prima. I partiti oggi credo che debbano riappropriarsi di quella che era l'etica e la capacità di fare di determinare Tre certe consiglieri intende Cipolloni, cose. Cipolloni, Menzietti e Menzietti era Terzo. del Zombo. Era Del del Zombo Zombo che è passata all'ITV, è passata giusto? Sì. all'ITV, Però perché la Del Zombo è stata eletta nella nostra è lista. rimasta Sì, nell'alveo della maggioranza. però voglio Invece dire, è Cipollone e arrivato. Menzietti votano contrari proprio. Cipollone e Menzietti E votano contrari, quello Primavera di ancora. Rifondazione è uscito Ecco, proprio. allora lì che cosa succede? Quando noi ci troviamo di fronte a una situazione di questo tipo, sicuramente il cittadino rimane spaesato. È ovvio, è normale, è comprensibile. Non si può sicuramente pensare qualcosa di diverso. Allora, io credo che quando i partiti formano le liste, lo stavamo dicendo prima con l'amico Assenti, quando i partiti formano le liste dovrebbero porre un'attenzione maggiore al chi viene messo in lista, anche mettendo coraggio, Però è perché, difficile se queste persone postano voti. ecco appunto, stavo dicendo, anche mettendo coraggio, perché io credo che qualsiasi forza politica deve proporsi per governare, non per vincere. Noi purtroppo nel centro-sinistra abbiamo avuto delle esperienze amarissime a livello nazionale, dove sono state fatte delle coalizioni per vincere, poi non siamo riusciti a governare. Ricordo ai tempi di Prodi, quando c'era il Consiglio dei Ministri, poi non si finiva il Consiglio dei Ministri che c'è stata la corsa di taluni ministri a fare le manifestazioni contro quello che loro stessi avevano deliberato. Io penso che un'assurdità del genere, non stare in cielo né in terra, e sicuramente non contribuisce ad elevare la politica. Per cui, per ritornare a quello che dicevamo, la domanda iniziale sul candidato sindaco, per quanto ci riguarda, candidato sindaco ovviamente non può essere la proposta che daremo alla coalizione, non può che essere Gaspari. Per cui, gli altri dovranno dirci no, e se no perché? Poi ci confronteremo se fosse, ma per quanto ci riguarda sicuramente il candidato sindaco è Gaspari. D'altro canto, come il PDL proporrà il suo candidato alla coalizione di centrodestra, noi proporremo il nostro candidato alla coalizione di centrosinistra. Io sono fiducioso, ripeto, che Gaspari ce la farà ad arrivare a fine mandato,
Sono convinto che gli obiettivi che di fine mandato che ci stiamo dando, di cui stiamo ragionando, verranno portati a termine e non nascondo una buona dose di ottimismo nella ricandidatura di Gaspari a sindaco per il 2011. Assenti, l'occhio io che dico, riparto da quella famosa parola che hai detto adesso tu, da governare, perché Gaspari dice oddio chi me lo fa fare? Proprio perché non ha governato, né i consiglieri, quindi con forti problemi personali e di consiglio, evitando di parlare poi anche della giunta, ma poi un piccolo accenno lo farò, e non ha governato la città. Ecco perché lui forse non si sente o non se la sente, o comunque ovviamente è una dichiarazione che può lasciare il tempo che trova o comunque può provocare, però io mi sento di fare una critica costruttiva quando volete, ma per me ovviamente deve essere obiettiva, nel senso che lui ha avuto seri problemi, questo sindaco ha avuto seri problemi di amministrazione, sia con la giunta e ricordiamo il caso di Rifondazione, no? Quindi Rifondazione è un partito che non dà l'appoggio al sindaco, ma l'assessore non esce dalla giunta, quindi già un primo problema, grandissimo problema politico. Due consiglieri del PD che non danno l'appoggio al sindaco, quindi che praticamente votano contrari. Ci fu il caso del socialista, Mario Narcisi, che anche lì il 23 dicembre si sapeva e non si sapeva. E lo stesso partito socialista che toglie un assessore, il dottor Vesperini, e subentra al suo posto il consigliere Sestri. Per citare poi altri argomenti che purtroppo fanno male anche a me come centrodestra, ma li devo dire, le cosiddette due stampelle, che comunque con queste si governa e con questo oggi governa la macchina. Quindi ha grossi problemi a governare il personale umano all'interno del Consiglio, quindi anche rapporti personali, e soprattutto governare la città. Cioè questa è una critica, secondo me, è una bocciatura a questi primi 5 anni, perché sui grandi temi questa amministrazione non si è espressa, cioè nel senso, ha fatto dei grandi proclami, come il PRG, noi saremo l'amministrazione che farà finalmente il piano regolatore. E purtroppo sul PRG non ci sono risposte, ci sono solo le parcelle pagate, senza entrare nel merito del quantum, però comunque la sostanza non c'è, il PRG non passerà mai, cioè non viene neanche proposto. Quindi quando si vuole per forza di cose affermare che si è in grado di governare, ma poi realmente non si governa, è secondo me un giudizio che anche il sindaco dice, guarda, io lascio la nave, lascio, perché con quale prospettiva, con quale futuro e con quale maggioranza vado avanti. Ecco perché c'è tutta questa possibilità di aprire a nuove coalizioni. E poi una battuta, consentitemela, c'è anche questo ritorno della Prima Repubblica, nel senso che il vecchio che torna, vecchio in senso di esperienza politica, ovviamente a questa lista civica che sembra capeggiata da Mauro Calvaresi, da Franceschini e da Torquati, quindi ex personaggi di lusso, di spicco della politica di sinistra, quindi anche questa dovrebbe essere una bocciatura politica a questa amministrazione, quindi il vecchio, tra virgolette, politico a sinistra che avanza sulla sinistra, quindi io penso che tanti sono i motivi per Gaspari per tirare le in barca, sicuramente non lo farà, certo dovrà rafforzarsi e di molto, perché io penso che se dovesse ripresentarsi con questi presupposti e con questa squadra, penso che francamente non sarei così ottimista.